La cosa funziona così: voi chiamate a casa della suocera, dite la parola d'ordine Pippo Baudo e Capellone. Pippo, la mamma, d'accordo con la figlia, vi passa Bambola, che sarebbe la sua fidanzata. Ma non so chi sto. Gran successo per l'esordio della nuova compagnia vallese al Teatro Leo De Berardinis di Vallo della Lucania. Sabato è andata in scena E fuori nevica, una commedia in due atti di Vincenzo Salemme con la regia di Francesco Maiese. L'esordio della compagnia ha avuto un clamoroso successo del pubblico locale, che ha apprezzato l'impegno e il duro lavoro svolto dai quattro attori, che si sono immedesimati nei ruoli complessi di una famiglia particolare. Chico ha ucciso nostra madre. Madre! Per non farla soffrire. Soffrire. Ha confessato lui stesso. Lui stesso. Pare con la morfina. La storia narra di tre fratelli coinvolti in un momento complesso della loro vita. Stefano, che da sempre è stato vicino a suo fratello Cico, un ragazzo autistico, deve sposarsi, ma al contempo è obbligato ad assistere il fratello. Enzo è tornato a casa dal suo lavoro sulle navi da crociera per dividere l'eredità dopo la morte della madre. Cico, il fratello autistico, rende vivace la scena, aprendosi parietti comici e riflessivi. Chiude il cast il notaio, una persona iperattiva che chiarirà ai due fratelli su come dividere l'eredità lasciata dalla loro madre. Ho capito. Ma capite, capisce l'italiano, stai tranquillo. Le volontà della persona che ci lascia sono da ritenersi puramente di obbligo morale. Sul palco Francesco Maiese nel ruolo di Enzo Righi, Antonino Nese, Stefano Righi, Alessio Mautone in Cico Righi e il notaio interpretato da Gaetano Iannuzzi. Quasi 500 le persone in sala, la nuova compagnia vallese ringrazia la calorosa platea per aver partecipato attivamente allo spettacolo con educazione ed entusiasmo e partecipazione.